Volevo essere in tema per questa puntata e per questo ho scelto una maglietta che potesse rappresentare al meglio l'icona dei film vecchi. Una maglietta parodia di Jurassic Park. Ah, hi people of YouTube! Welcome back to a new episode of I Mercatini dell'Usato. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Questa rubrica, che inizialmente era puramente nata per mostrare poca roba che effettivamente non avrei mai creduto che sarebbe fregata un cazzo a nessuno, è diventata una serie fissa qui sul canale. E ne sono contento. Ma non perdiamoci inutili sentimentalismi e passiamo subito all'episodio di oggi. Vi è mai capitato di poter avere la fortuna di pagare poco per film, magari un po' gnecchi, magari anche belli, e dici, cazzo, per quel prezzo, perché non dovrei prenderlo? Ecco, questo pensiero l'ho avuto per tutti questi. Nel centro commerciale vicino a casa mia, penso che i DVD ormai gliene sbatta il cazzo a nessuno. Fortuna vuole per loro invece che a qualcuno i DVD ancora interessino. Perché dovrei interessarmi ai DVD piuttosto che ai Blu-ray? Per il semplice fatto che i DVD adesso costano poco. Semplice. Cosa che ho già fatto anche con Doctor Who. Una volta che trovo i Blu-ray in offerta, se il film mi è interessato, prendo il Blu-ray e il DVD lo regalo a qualcuno, lo vendo, ci faccio sopra gli ideogrammi, lo butto in cielo. Ma in ogni caso, detto sinceramente, la qualità del Blu-ray per me non vale il prezzo di un film che magari non mi interessa o che magari mi interessa ma che non sono disposto a spenderci 15-20 euro per un singolo film. E chiudendo questa parentesi, iniziamo subito con tutti questi DVD che sono costati 99 centesimi. Il primo film costato 99 centesimi, ovviamente questa non è una lista in ordine cronologico di quando li ho acquistati, ma sono tutti i DVD che ho comprato a 99 centesimi, Ripped, Poliziotti dall'aldilà, che all'inizio prezzo eccezionale 9,99€, scontato a DVD a prezzi piccoli 99 centesimi. Questo film mi ricordo di averlo visto una volta in un trailer al cinema e per quanto effettivamente magari non sarei andato al cinema a guardarlo questo film, ammetto che trovarlo a 99 centesimi, la curiosità di volerlo guardare c'è. Sembra anche un bel film, c'è Jeff Bridges e Ryan Reynolds in questo film. Ok, va bene, gli darò una bella occhiata. C'è da dire che in questo cestone all'inizio di film al 99 centesimi, all'inizio appunto, c'era una grande maggioranza di film horror o pseudo-horror. E infatti per 99 centesimi, Skeleton Key, dall'autore di The Ring. Quando inizia a credere, inizia la paura. Non lo so, con alcuni di questi film che ho visto a 99 centesimi, devo dire che non ho avuto una grande esperienza, però questo sembra bello. Come per il primo, continuiamo con gente con in mano pistole, questa volta cowboy e alieni. Anche questo sembra strano da dire, ma molta di questa roba io l'ho vista nei trailer di altri film al cinema, che però ammetto che l'interesse di andare a spenderci magari quei 10, 15 o anche meno euro al cinema, però per 99 centesimi dici, cavolo, comunque il mezzo interesse, la mezza curiosità c'era, ma spenderci un prezzo intero magari no. Questo sembrava interessante perché aggiungeva veramente al contesto cowboy una roba estemporanea come gli alieni e l'idea non mi dispiaceva. E d'altronde, in un film dove c'è Harrison Ford, non penso ci possa essere qualcosa di brutto, no? Strano da dire, anche questo film visto in un trailer di un altro film e anche questo pagato 99 centesimi, Hansel e Gretel, Cacciatori di streghe. Non so perché da un po' di anni a questa parte è partita
la moda o forse l'idea di prendere una storia, la prendiamo, quella originale, tipo una storia innocente, quella di Hansel e Gretel, e cambiamo totalmente il contesto e ci facciamo un film cazzutissimo. Ecco, appunto, Hansel e Gretel, una storia abbastanza innocente per bambini, trasformata in due che adesso vanno a sparare con balestre automatiche in faccia alle streghe, per carità. Però dai, per 90 centesimi voglio dargli quella possibilità di dire, ok, ti ho visto almeno. E comunque il povero Jeremy, una volta nella sua vita spara frecce, per tutto il resto della sua vita sparerà frecce. Altro film che io personalmente non avrei preso, ma perché, detto sinceramente, ne avevo visti una pila grossa così, ho detto, sarà un filmaccio che non compra nessuno. Ma, su consiglio della mia ragazza, l'ho preso. The Raven. John Cusack e Edgar Allan Poe. Ok, un film su Edgar Allan Poe. Forse avrei dovuto dargli una possibilità fin dal principio, ma siccome avevo visto questa grossa pila di questo film, ho detto, magari non frega un cazzo a nessuno, e lo stavo lasciando lì. Ma effettivamente un film su Edgar Allan Poe, che comunque è un grande scrittore, chissà, non sembra comunque un film orribile, ma non sembra neanche fatto così bello. Però magari, chissà, mi sbaglio io. Questo film anticipa un po' quello che faremo dopo di questo film, ovvero parlare di altri film recuperati dalla casa di mia sorella. Piccola parentesi, io e mia sorella, quando vivevamo assieme, avevamo questa collezione di DVD. Alcuni erano miei, alcuni erano suoi. Quando se n'è andata di casa, se li ha portati via tutti. Io gli ho detto, ridammene un po', perché tanto cosa te ne fai che non li guardi mai? Me li ha dati tutti, punto. Questo film è il secondo di due, e vorrei avere anche il primo, perché mi ricordo di averlo visto al tempo in TV e non mi era dispiaciuto, e questo sguardo dovrebbe dirvi qualcosa. Zoolander numero 2. All'inizio, non so se si vede, ma costava 15 euro questo film, buttato sopra il DVD a piccoli prezzi, 99 centesimi. Ascolta, per 99 centesimi, Zoolander numero 2, di sicuro questo non lo lasciavo lì. Altro film, probabilmente pseudo horror, Necropolis, la città dei morti, consigliato da Horror Channel. Se Horror Channel mi dice di guardare questo film, allora penso che gli darò un'occhiata, anche se dopo l'esperienza con altri film che ho visto, devo dire che non mi fido molto dei consigli di qualcun altro, ma gli darò un'occhiata sicuramente. E se vi state chiedendo il perché continuo a dire che i film pseudo horror che ho visto in questa lista non sono granché, è per il semplice fatto che ho visto questo, Silent Night. Lui sa chi è stato cattivo, sì, questo film, perché, allora, devo dirlo, questo film riprende un po' quella ideologia di film, prendiamo un periodo dell'anno, Capodanno, Natale, Pasqua, non lo so, Halloween, quello che vuoi, e ci mettiamo la figura solita, classica, ma in veste cattiva. Ecco, questo film ha la pretesa di fare questa cosa. Come i grandi classici, che ad esempio Halloween prendeva un contesto e ci buttava sopra un cattivo, ma proprio bello cattivo, immortale cattivo. Questo film pretende di fare la stessa cosa con il Natale, prendendo uno psicopatico, sociopatico, con dei problemi mentali, rendendolo un finto Babbo Natale cattivo che ammazza la gente per motivo X. Devo dirlo, avevo grandi aspettative, no, avevo medie aspettative per questo film. So che per 90 centesimi non è che potessi pretendere chissà cosa, ma speravo qualcosa di meglio. Comunque, in ogni caso, non mi sentirei di sconsigliarvelo, ma non sarebbe il primo film di una lista che vi direi di guardarlo. In ogni caso, se lo trovate a 99 centesimi, guardatelo, che comunque quella mezza idea non è male. Ecco, questo non è propriamente horror, ma passiamo ancora alla lista dei morti. Ghost Rider. Questo film con Nicolas Cage
È un grande classico, devo dirlo, e devo essere sincero, non mi dispiace averlo. Non mi dispiace averlo perché quando uscì questo film ne parlarono bene e ho scoperto, magari colpa mia che non mi interessano le notizie su certi film perché, ok, sì, sono belli ma non mi interesso io in principio, è uscito il 2 e io non lo sapevo. Ok, iniziamo a guardare il primo. Come per la scorsa volta, altro film con Will Smith. Zona d'ombra, Game Brain in inglese. Non sembra male, assolutamente. Devo dire che Will Smith è uno di quei pochi attori che non mi ha mai dispiaciuto nei film, perché ha sempre fatto ruoli che comunque lo mettevano bene. Cioè, ad esempio, Jim Carrey è uno dei miei attori preferiti, ma Jim Carrey è bravissimo nel contesto comico divertente. Quando fa un film serio, sì, per carità, lo prendi seriamente, è bravo anche in quello, ma ti fa strano vederlo in quel contesto. Dici, ok, sì, ma fammi un po' ridere. E forse è un pensiero sbagliato e infatti non approvo questa idea, ma Will Smith, in contrario, in qualsiasi ruolo lo metti, ci sta. E nonostante questo, Jim Carrey rimani sempre il mio attore preferito. E appunto, parlando di Jim Carrey, Colpo di fulmine, il mago della truffa. Ecco perché dico che Jim Carrey è un ottimo attore, veramente. Lo metti in qualsiasi contesto ed è bravo, è veramente bravo. Ma il contesto in cui Jim Carrey spiega meglio le sue ali è appunto un contesto in cui gli permette di mostrare tutta la sua vena artistica, quella comica soprattutto. E ci tengo a sottolineare, Jim Carrey va bene in qualsiasi cosa per me. Siamo agli ultimi 5 film e gli ultimi 2 in particolare sono molto contento di averli presi. Anche se, parentesi, non è propriamente vero che siamo agli ultimi 2 perché ce ne sono un altro paio, ma che ho messo in una categoria a parte. Questo film l'ho preso per mia madre perché mia madre, essendo napoletana, gli piace questo tipo di film e ho preso Totò Animali Pazzi. Ragazzi, per 99 centesimi è un DVD regalato, sinceramente. E vabbè, è un classico della filmologia italiana e, detto sinceramente, Totò è un classico. E comunque, anche se a me principalmente magari non può interessare un film del genere, averlo in collezione non mi dispiace. Altro film horror o pseudo horror, che voi vogliate dirlo, dallo sceneggiatore regista di Il Sesto Senso e Science, il nuovo thriller di M. Night Shyamalan, The Visit, a 99 centesimi. Ovviamente film horror e pseudo horror nella mia collezione non voglio che manchino, e ovviamente per 99 centesimi un film del signor Shyamalan non me lo faccio sfuggire di certo. Ecco, il terz'ultimo film di questa lista è un film che anche questo ovviamente ho visto nei trailer al cinema, ma che mi aveva interessato assolutamente e che avrei voluto vedere, lo ammetto, ma ora lo possiedo a 99 centesimi. District 9. Ecco, ora arriva la vera ciccia di questa lista. Il primo film dei 2 che sono rimasti è Animali Fantastici e i Crimini di Osvaldo, a 99 centesimi. E voi direte, cavolo, a 99 centesimi questo film, deve esserci uno sbaglio. Lo penso assolutamente anch'io che abbiano sbagliato a mettere questa etichetta, ma errore tuo, guadagno mio. A 99 centesimi, ottimo film. E infine, magari questo non fregherà un cazzo a nessuno, ma per me avere questo dopo aver trovato il vecchio film in qualche video fa, Yu-Gi-Oh! The Dark Side of Dimension. Ragazzi, sarò vecchio io, non lo so, ma a me Yu-Gi-Oh! La vecchia saga piace ancora un casino, cioè, nel senso, passatemi la cosa, ma tutto ciò che è nuovo di Yu-Gi-Oh! Da dopo i Synchro,
A me non mi piace più, non mi piace più. Magari sarò vecchio io, sarò perché non mi interesso a come funzionano queste nuove meccaniche, ma già i sincro per me erano troppo, gli Xyz per me hanno messo proprio una X sul gioco, ho detto basta, io sono arrivato. Quando ho visto i Pendulum ho detto peggio ancora, e quando ho visto i Link ho detto che cazzo sta succedendo a questo gioco. Ecco, quando hanno annunciato questo film che riportava in gioco letteralmente i vecchi personaggi con una storia nuova, ho detto ok, mi avete comprato, lo vedo questo film. E ora, a 99 centesimi, abbiamo anche una carta esclusiva in omaggio, solo nella prima tiratura. Vogliamo vedere che carta c'è dentro? Assolutamente. Vedo anche che sporge un po' da, non so se si vede dal riflesso, ma qui in questo angolino c'è un angolino appunto del pacchetto che fuoriesce. Questo è uno dei pochi DVD che ho aperto finora, ma è per una buona causa. Come per Detective Pikachu e per Dragon Ball Broly, anche qui troviamo una carta e vediamo subito che carta è. Tra l'altro c'è anche, è appena caduta, c'è anche il libretto con, non lo so, le voci e lo staff, ok, va bene. Non mettono i libretti nei videogiochi in cui dovrebbero spiegare come funziona il gioco, ma li mettono dentro i DVD, ok, va bene. Tra l'altro ci tengo anche a dire che nei contenuti extra c'è il trailer, le interviste ai doppiatori, cosa interessantissima, l'audio giapponese, devo dirlo, ottima scelta, ma anche i bloopers. In un film d'animazione ci sono i bloopers. Mi chiedo se i bloopers siano tipo le gavole nel doppiaggio o siano altre cose. Vediamo. Comunque, ecco il pacchetto di Darksider of Dimension per la distribuzione nei cinema, dentro il DVD. E sotto c'è scritto Obelisk il Tormentatore. Oh, che bello! Abbiamo trovato Obelisk dentro un pacchetto di figurine, dentro un DVD. Perfetto, sono venduto e non lo voglio aprire. Non lo voglio aprire per un semplice fattore. Un giorno magari lo aprirò in un video dedicato questo pacchetto. Eccoci arrivati alla parte finale di questo video, dove i film, quelli vecchi che ho già recuperato, ve li butto proprio velocemente mostrandoveli così un attimo e poi mettendoli giù. Ma prima di fare questo vi mostro questi ultimi DVD che sono collegati con altri DVD che abbiamo già recuperato negli episodi scorsi. E partendo da questi due, la scorsa volta vi ho mostrato 22 Jump Street, film che su consiglio della mia ragazza mi ha detto guardalo perché è molto divertente. Ok, questo è il secondo capitolo. A 99 centesimi ho trovato il primo e beh, gli darò assolutamente un'occhiata. Primo film della lista di quelli recuperati, il mio grosso matrimonio greco. Piccolo trivia su questo DVD e tanti altri: c'è stato un periodo della mia vita in cui i DVD li prendevo nelle stazioni di rifornimento, perché facendo tot euro di benzina ti regalavano anche un film. Questo è uno di quelli e dopo ve ne mostro altri, ma questo, essendo il primo capitolo, ho detto ok, questo film piace alla mia ragazza, per 90 centesimi non vuoi prendere anche il secondo? Eccoli qua. Ed infine l'ultimo film che appunto mettiamo nella lista degli pseudo horror, film che vi ho già mostrato l'altra volta, Sinister. Devo essere sincero, non è così spaventoso, cioè alcune testate l'hanno definito il film più spaventoso di sempre, se lo guardi ti caghi addosso sicuro. Magari io ho una soglia della paura un po' minima, ma l'ha visto anche la mia ragazza e ha avuto la stessa idea. Bel film, per carità, fatto bene, assolutamente, non lo metto in dubbio, ma io non mi sono spaventato. Ma per 99 centesimi, il secondo film, non lo vuoi prendere? Anche questo, aperto e visto. E devo dire, il secondo fa cagare, cioè nel senso, prende ancora la storia di questo, c'è il collegamento, ma a livello di storia è spiegato col culo. Cioè il secondo è veramente spiegato col culo. Ma in tutto questo, se prendi il primo e il secondo, non vuoi anche prendere l'edizione steelbook del primo? Io lo ammetto, l'ho preso pensando fosse il Blu-ray, ho detto per 99 centesimi.
il Blu-ray di Sinister, ascolta, ce l'ho già, ma lo prendo. Poi dopo leggo qui DVD video e dico, pezzo di merda. Comunque dai, vabbè, è l'edizione Steelbook, lo metto in collezione dei DVD speciali, però possiedo due copie di Sinister 1 e la copia di Sinister 2. E infine passiamo alla parte veloce. Matrix la trilogia, pagata 10 euro a suo tempo in Blu-ray. L'abbiamo visto di recente perché la mia ragazza non l'aveva mai visto e devo dirlo, ancora adesso ha il suo fascino assolutamente. E appena finito di guardare il terzo film, ovvero Revolution, non è uscito il giorno dopo l'annuncio ufficiale o disufficiale, in realtà non mi ricordo se era solo uscito un leak o l'avevano annunciato, del quarto film in uscita. Sembra proprio che abbiamo trovato il momento giusto per vedere questa serie. Questo film recuperato a 5 euro da eBay perché lo volevo in collezione, perché l'avevo visto a suo tempo e non mi dispiaceva, quindi ho detto lo voglio in collezione. Maya Zombie, anche morti lo fanno. Film comico tedesco, l'ho scoperto adesso che questo film è tedesco, che prende di mira l'idea degli zombie che però va sul comico. E devo dirlo, dal 2006 ad ora, questo film riesce ancora in buon modo a farti divertire. Magari con una comicità che a vederla adesso è un po' spicciola, assolutamente, ma che ha il suo buon modo di farti divertire. Ve lo consiglio di vederlo. Questi due film, in uno scatolone diverso da quello precedente, era se ne prendi due, li paghi 5 euro. E beh, Cattivissimo 3, devo dirlo, mi ha deluso. I primi due sono belli, questo... la storia lascia molto a desiderare, anche se è in edizione speciale. Questo film lascia molto a desiderare perché la storia è veramente... sì, ma no. Praticamente per 5 euro mi sono preso 4 film perché la Master Collection di Hostel contiene 1, 2 e 3 di Hostel. E Hostel è un capolavoro classico ormai, non stiamo neanche a parlarne. Prima dell'ultimo lockdown di gennaio siamo stati a un mercatino dell'usato e la mia ragazza si è voluta comprare questi 4 DVD. Il Diavolo Veste Prada, ok, bel film. Troy, film che a detta di molti è molto noioso, ma detto sinceramente non è il mio tipo di film, ma comunque secondo me è una buona aggiunta alla nostra collezione. Ed infine due film della saga di Hunger Games, Hunger Games La ragazza di fuoco e Il canto della vittoria parte 2. Ed eccoci arrivati alla parte quella veloce. Il postino, altro film preso in una stazione di servizio con la benzina. Uguale anche questo, La vita è bella, un grande classico italiano che non mi dispiace riavere. Il ciclone, altro film italiano, un po', che anche questo, stazione di servizio. Ed infine, l'ultimo film, preso sempre alla stazione di servizio, Tutto su mia madre. E voi vi chiederete, come fai a ricordarti che questi film li hai presi in stazione di servizio? Perché sono gli unici di tutti quanti i film che possiedo che hanno questa striscia rossa con i grandi film. Poi, Regole d'onore, Shine, Gangster of New York, I perfetti innamorati, Nascosto nel buio, Ocean Eleven, Tutti i cazzi per Mary, anche questo era della lista di quelli presi nelle stazioni di servizio ma me lo sono dimenticato, La gabbianella, Il gatto, e infine questo, che c'è una piccola storia dietro che tra poco vi racconto, Topolino, strepitoso Natale. Questo film lo devo ancora restituire. Non l'ho preso in noleggio, me l'aveva prestato una mia vicina, solo che non ho mai avuto modo di restituirglielo, anche perché appunto se l'era portato via mia sorella, e penso che ormai se lo sia anche dimenticate che non gli importi più. Sono contento di poter fare questi video perché mi permette veramente di parlare di queste cazzate che a me comunque rendono felice. Rendono felice perché a me piace parlare di questi acquisti, quando soprattutto sono cazzate anche da poco, ma che nascondono lo stesso piccole sorprese interessanti. Quindi, signori, vi ringrazio a tutti per aver seguito ancora questa serie di video. Credetemi, ce ne saranno ancora di questi video. Purtroppo non è che ne posso fare di continuo, perché adesso siamo in zona arancione livello 2. Tra poco torniamo in zona rossa.
tornare a fare questi video andando a mercati dell'usato è difficile. Comunque, se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!